Allora, ok, vogliamo provare in piazza. In piazza, in piazza, in piazza. Possiamo farvi una domanda? Veloce, veloce? Perfetto. Avete saputo, insomma, di questa situazione che si è svolta qualche giorno fa a Ricadi? Abbiamo saputo, è un vero schifo, non bisognerebbe, nei paesi civili queste cose non dovrebbero esistere. Certo, perché non Comunque bisogna rimarcate anche che distinguere. Ricadi è Assolutamente. il secondo comune in Calabria che batte il matrimonio tra. Sì, alle unioni civili, sì, assolutamente. No, ma Anche infatti. questo va detto, certamente, Ma questo è in stato. realtà, ma infatti la sindaca, noi abbiamo un appuntamento più tardi per un'intervista, lei si è dissociato assolutamente da queste forme di discriminazione sotto tutti i punti di vista, perché poteva capitare anche di vedere un cartello vietato l'ingresso agli anziani o vietato l'ingresso alle persone disabili, cioè non bisogna discriminare in nessun caso. In nessun caso, certamente. Tra l'altro Ricadi comunque è accogliente perché abbiamo intervistato altre strutture che comunque sono disponibili. Ah sì? Ah, io non sono così al corrente. Ieri se ne è celebrato una a Catanzaro, giusto? Voi siete arrivati prima. Rispetto a Riccardo siamo arrivati Ricadi è prima. più avanti, Ricadi è più avanti. Ma infatti, bene, bene, bene. Sì. Benissimo, io vi auguro veramente una buona serata e grazie mille per il contributo. Grazie a voi, arrivederci e Grazie, continuate così, che grazie. Grazie, va sarà bene. fatto, sarà fatto. Grazie mille. Salve signora, posso farle una domanda? Veloce, veloce, è una cosa molto facile. No, va bene lo stesso. Scendiamo un pochino verso sotto e vediamo se riusciamo. Ah no, ho trovato delle persone che stanno camminando qui, calme, calme. Signore, vi posso fare una domanda? Allora, non so Siamo se. a messa però. Ah, allora è velocissima. Non so se avete sentito che qualche giorno fa a una casa che comunque è messa, diciamo, era messa pubblicamente su un sito, diciamo, di affitti, è stato rifiutato, diciamo, l'accesso. Ha fatto male a Ha fatto male, rifiutarsi. ha fatto male. Anche perché tra l'altro. Siamo condannate tutte, ha fatto malissimo. Andiamo, andiamo. Va bene. Ha fatto male. Va bene, la ringrazio, la ringrazio. Le signore stavano andando a messa, quindi stavano scappando e effettivamente dovevano andare. Noi non vogliamo. Non vogliamo minimamente. Ok. Ragazzi, posso farvi una domanda? Siete di qua? Non siete della zona. No. Però è meglio ancora perché la cosa è successa proprio in questa zona a dei turisti che erano di Napoli. Non so se avete sentito che dei ragazzi di Napoli avevano chiesto di albergare in una struttura che si chiamava, perché adesso non è più diciamo disponibile, si chiama Casa Vacanze Ciufo. Questa Casa Vacanze ha precisato che non accettava gay e animali. Loro, essendo una coppia gay, ovviamente non sono andati là e poi ci sono state delle ripercussioni, ovviamente a livello mediatico, anche la sindaca si è Certo. dissociata. Voi cosa pensate? Ormai siamo nel 2017, penso sia forse eccessivo magari catalogarlo come scandalo, però siamo vicini. È assurdo. È strano perché effettivamente le leggi razziali sono di 60 anni fa. Il cartello vietato l'ingresso agli ebrei e ai cani si vedeva 60 anni fa. Voi venite anche da fuori, dalla Sì, Calabria. da Napoli. Ah, da Napoli, ecco. Ed erano napoletani questi ragazzi che sono venuti qua per passare le vacanze, però non hanno trovato, diciamo, accoglienza in questa struttura perché le altre invece si sono dichiarate disponibili per accoglierli addirittura. Questa razza addirittura. Sì, Accettano. sì. Vabbè. Che Comunque. dire, non tutti siamo uguali, purtroppo. Meraviglio che chi fa parte del turismo, chi dovrebbe favorire il turismo in questa regione, fa queste discriminazioni. Tutto qui. Perfetto, io con quello vi auguro buone ferie. Grazie, Buone grazie, ciao, vacanze, buon buone lavoro. vacanze, buona sera Andiamo. Alba. Siamo, vediamo un po'. Salve, vi possiamo disturbare mentre prendete. No, ok. Ah, siete spagnoli, no, stranieri. Ah, ok, va bene, ok, grazie mille, va bene. Facciamo, vado dall'altra parte, ok. Possiamo farvi una domanda? Ok, perfetto. Salve. Allora, voi siete di Ricadi? Sì. Ah, ok. Non so se avete saputo che in questi giorni c'è stata una polemica perché dei ragazzi di Sì, Napoli. ho visto, ho visto. Ok. Cosa ne pensa? Non mi piace, non mi piace. Sono tedesco, Sì. ma non mi piace. Ma appunto dico, lei. Non vorrei fare una prenotazione, non vorrei fare
fare, ma vacanze in questa struttura. Sì. Chiamalo magari, Riccardo, se lo rispondono. Ciao, ti possiamo fare una domanda? Possiamo anche lasciarti un volantino? Ti spiego, allora qualche giorno fa si è verificato, diciamo, un caso che forse hai saputo, ovvero una struttura ricettiva privata che però comunque si rivolgeva al pubblico ha mandato un messaggio di WhatsApp dopo una prenotazione su Booking a dei ragazzi dicendo che non accettavano la loro struttura. Bravissimo, la coppia gay. Cosa pensi di questa situazione? Ma sinceramente penso che è stato un pochettino un po' uno smacco per il posto, soprattutto pure per l'albergatore stesso, anche perché comunque siamo nel 2017 e non penso che queste persone siano persone cattive, oppure non lo so, sono persone comuni come a tutti, quindi non capisco ancora perché abbia agito in questo modo, però posso pensare anche da un certo punto di vista che magari ognuno la pensa come può, però rimanendo sempre nel contesto che è un pensiero sbagliato. Quindi lui lo diceva per motivi religiosi, però siccome è una struttura pubblica, cioè che ti rivolge al pubblico, per la legge, secondo il mio punto di vista, essendo pure commerciante, sei un posto aperto al pubblico, a meno che queste persone poi magari, non lo so, ti fanno casini, ti fanno danni. Però questa è un'altra forma di... Tu lavori in un... Sto al pubblico. Benissimo, stai al pubblico. Quindi, lavoro con il pubblico, quindi per me viene chiunque, pure i cani entrano, non è che... Quindi, cioè, è sbagliato, ha fatto un'azione sbagliata, vi ripeto, soprattutto nei confronti di quelle persone, di quella coppia gay, perché comunque... Non lo so, un mese fa c'era stato anche l'articolo che è stato fatto il primo matrimonio gay, quindi è stato un controsenso, ecco, cioè noi abbiamo fatto una cosa, anche perché lo stanno facendo tutti, nel senso ormai, ripeto, non siamo più negli anni 50, quindi siamo nel 2017, quindi ben venga chi è di questo genere, quindi no. Ma poi comunque le strutture, diciamo, ricettive, questo secondo me dovrebbe passare il messaggio, debbono essere aperte a tutti. Io non penso che questa attività, per esempio, la sua attività è aperta a tutti. A tutti, gay, non gay, persone strane, persone... quindi, anche perché Riccardi non è, cioè le strutture di Riccardi... Assolutamente. Anzi, è una struttura nella nostra costa, soprattutto dalla costa, è invidiata da tutti, quindi dobbiamo cercare invece di ragionarci un po' su, di valorizzarla, a posto di fare queste genere di cose. Ecco. Benissimo, la ringrazio e buona serata. Grazie anche a voi, arrivederci. Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Santa Domenica, provincia di Vibo, qui al B&B Villa Elena, in compagnia di Francesco, giusto, Petrolo, ok, che è uno dei responsabili della struttura, e mi diceva appunto in merito alla vicenda svoltasi qualche giorno fa a Riccardi, relativa appunto alla casa privata Ciufo, che invece loro al contrario hanno addirittura richiesto la targhetta che li include nelle strutture gay friendly, quindi ancor di più siete aperti ad accogliere chiunque, non vi fate problemi nell'accoglienza a tutto tondo. Assolutamente, abbiamo avuto negli anni molti ospiti gay e siamo contentissimi, ci siamo trovati benissimo. E come hai detto tu, siamo aperti a tutti, anzi non vedo neanche il motivo di fare questa distinzione, mi sembra una cosa assurda oggi come oggi, veramente. Tra l'altro noi abbiamo avuto la possibilità di intervistare persone in piazza qui a Santa Domenica e tutti infatti si sono meravigliati di come ci siano ancora persone oggi nel 2017 che facciano queste discriminazioni, che poi potrebbero essere non solo riguardanti le persone gay ma anche le persone disabili, le persone anziane, le persone di una religione diversa. Sì, io come ti dicevo prima, non capisco queste distinzioni, perché almeno io ci lavoro nel turismo, ci lavoro con le persone, e la distinzione che faccio tra brave persone e cattive persone. Vabbè, quindi non capisco queste distinzioni che si fanno, anzi, noi non abbiamo assolutamente pregiudizi e
Mi sembra una cosa che è uscita fuori dal mondo proprio. Esatto, tra l'altro poi questa terra è bellissima, la Calabria. Fare diciamo distinzioni se una struttura è o meno accogliente in una terra del genere, che invece meriterebbe di essere valorizzata, perché il posto dove ci troviamo in questo momento, Ricadi, Santa Domenica, sono posti unici che anzi meritano l'attenzione della politica, l'attenzione dei cittadini più attenti come voi, che invece hanno deciso di aprire un B&B sperando insomma nella rinascita della Calabria. E magari situazioni del genere non fanno che... Penso che quella situazione è stata solo un'eccezione, perché almeno tutte le persone che conosco non hanno di questi pregiudizi. Perfetto. Non ho mai sentito discriminazione, neanche parlare di queste cose, quindi... Perfetto. Siccome abbiamo la fortuna di avere anche Alessia Bausone, che è di Pride Online, lei è stata la prima a lanciare la notizia e soprattutto a pubblicarla sui media, io vorrei dare la possibilità a lei, dandole il microfono, di farti magari una domanda che magari sicuramente ti vorrà fare. Ti ringrazio, Riccardo. Allora, noi abbiamo nel calderone delle nostre iniziative una grande manifestazione insieme a questa vittima, tra virgolette, che è Massimo Arcangeli, che ha prenotato su Booking a questa casa vacanze ed è stato rifiutato. In contatto con la Presidenza della Camera, con le altre istituzioni, anche calabresi, faremo una manifestazione grande all'inizio di settembre, dove faremo un dibattito, un confronto e tutto il resto, per dire a gran voce che la Calabria non è omofoba. Però c'è anche in discussione una legge regionale contro l'omofobia. Secondo lei ce n'è bisogno? C'è bisogno di formazione, di fare cultura contro l'omofobia in Calabria? Guarda, io non ti so rispondere, dipende dalle zone forse. Nella mia zona, come dicevo prima, penso proprio di no. E per quanto riguarda la legge, ogni legge contro l'omofobia, secondo me, ben venga, bisogna che si faccia. Qui da noi non c'è questo problema e se farei questa manifestazione sarà nostro dovere esserci. Assolutamente, allora vi aspetteremo. Certo. Grazie, grazie Riccardo. Perfetto, a questo punto dal B&B Elena, giusto? Villa Elena, scusate per il piccolo errore, è tutto. Noi ringraziamo veramente i proprietari dell'accoglienza che ci hanno dato e a questo punto vi invitiamo a venire a Ricadi, a Santa Domenica, perché non solo non ci sono, anzi forse quello era l'unico caso di struttura probabilmente omofoba, tutte le altre sono accoglienti. Liberi TV, Riccardo Cristiano, Alessia Bausone. Grazie. Okay. Qualche giorno fa loro hanno ricevuto questo messaggio qui, ecco qua, glielo faccio leggere, dove il proprietario di questa struttura ha specificato che tra le altre cose non accettano gay e animali. Beh, non è una cosa, insomma, bella a leggere. Assolutamente. Sì. Anche perché poi qui a Ricadi, tra l'altro, non nemmeno un mese fa si è celebrata la prima riunione civile, diciamo, della zona, e le altre strutture, almeno dalle interviste che ci hanno rilasciato, sembra invece siano totalmente accoglienti. Non ne sapevo niente, cioè francamente non è una cosa che... non sono d'accordo. Perfetto. Allora le auguro una buona serata e una buona passeggiata. Grazie a lei. Arrivederci. Posso fare una domanda? Salve. Non so se ha saputo che in questi giorni una struttura che si chiama Casa Vacanze Ciufo ha rifiutato l'ingresso a questa casa, la prenotazione, insomma, a una coppia gay, mandandogli questo messaggio: non accettiamo gay e animali. Cosa ne pensa? Boh, non saprei che dirle, non so. Cioè, se lei vedesse un cartello che le dice, non so, gli anziani non possono entrare, i disabili non possono entrare, i gay non possono entrare, lei cosa penserebbe di questa struttura pubblica aperta al pubblico? Beh, io penso che comunque, diciamo, ognuno la pensa a modo suo, cioè quindi io lascio libera scelta a tutte le persone. Okay. Ma se è una struttura però che si rivolge al pubblico non dovrebbe discriminare, teoricamente? Giustamente, perché sono clienti. Va bene, la ringrazio, comunque una buona giornata. Prego. Salve, vi posso fare una domanda? È interessante perché voi siete, diciamo, potreste far parte di questa categoria. Qualche giorno fa una struttura di Ricadi che si chiama Casa Vacanze Ciufo, bravissimo, hanno scritto proprio non accettiamo gay e animali, e voi coincidenza avete un cane. Cosa ne pensate? Che hanno sbagliato, alla grande. Ecco. Lei per esempio, se le dicessero in questa struttura non accettiamo, è diciamo a parte una discriminazione nei confronti degli animali in questo caso. Cosa quello?
Ma poi comunque una discriminazione nei confronti di persone, individui che comunque pagano e quindi è un servizio pubblico. Giustissimo quello. Lei è di Ricadi o della zona? Torino. Ah, di Torino, perfetto. A Torino so anche di un caso del genere. Allora, io non ho, personalmente non ho niente contro né i gay, sì, tutti i vari gruppi. La cosa che mi sta dando ultimamente fastidio di queste persone è che rendono le loro cose troppo plateali. E quello sinceramente dà fastidio un po' a tutti. Ma non è che io sia contro a loro, però certe cose se le vanno cercando anche. Lei dice che è stata una cosa, diciamo, voluta? Questa adesso della Farellino. Ah, ok. Però ci sono vari atteggiamenti che hanno in giro per la città, io le ripeto, della città dove vivo. Torino. Che non è bello. Ho capito. Comunque io le auguro lo stesso una buona serata e mi auguro che mai le capiti, diciamo, di andare... Sì, siamo già andati in strutture dove okay, ti dicono che animali non ce ne sono e cambi. Avete cambiato. Non ce n'è problemi, con i miei soldi vado dappertutto, col mio cane vado dappertutto. È giusto. Va benissimo. Giusto. E che i gay possano andare dappertutto. Perfetto, io le auguro una buona vacanza, immagino che sia in vacanza. Sì, ancora per poco. Sì, la signora voleva dire... No, niente. Okay, va bene, buona serata comunque. Grazie, arrivederci. Di nuovo. B&B Casalessio, vediamo se ci rispondono e ci danno qualche informazione in più in merito... Salve! Perfetto. Il proprietario sembra ben disposto a rilasciarci un'intervista, lo speriamo, anche perché così facciamo una media positiva di tutti quelli che ci hanno fino ad ora risposto. Salve, Riccardo Cristiano, Liberi TV, una domanda, veloce, non le vogliamo far perdere troppo tempo. Prego, e lei è Alessia Bausone? Pride Online. Ah sì, questo è vero, sì, usciamo fuori per dovere, diciamo, di telecamera, eccoci qua. Allora, noi stiamo un po' intervistando tutte le strutture che ci sono qui a Santa Domenica di Ricadi in merito al caso che è successo qualche giorno fa, che penso che sai, ovvero di una struttura, Casa Vacanze Ciufo, che ha rifiutato la prenotazione in fondo a una coppia dicendo non accettiamo gay ed animali. Tu come, diciamo, struttura, come B&B Casa Alessio, cosa ne pensi e come siete voi, insomma? Beh, è una cosa vergognosa. Noi abbiamo sempre accettato, non ci basiamo in base al sesso, insomma, delle persone, quindi per noi non è assolutamente un problema accettare omosessuali, insomma. Penso qualunque tipo di persone. Assolutamente. Quindi B&B Alessio, anzi B&B Casa Alessio a Santa Domenica di Ricadi, facciamo pubblicità, accoglienti al 100%. Sì, non ci sono problemi. Perfetto, io ti ringrazio, buona serata. Ti lasciamo due volantini, perfetto. Grazie mille, buona serata. Grazie. Salve, posso farle una domanda? Salve, permesso, innanzitutto permesso, salve. Non so se ha saputo, penso di sì, che comunque ormai è su tutti i giornali, polemica, della coppia rifiutata dalla struttura Casa Vacanze Ciufo perché, ok, dici che non accettiamo gay animali. Lei cosa ne pensa? Io penso che hanno sbagliato, però credo che non bisogna enfatizzare più di tanto perché il territorio è un territorio ospitale, quindi assolutamente non rappresenta quello che è apparso. Ce ne stiamo accorgendo, infatti abbiamo visto, abbiamo sentito soprattutto le strutture ricettive qui nella zona di Santa Domenica di Ricadi e di Ricadi che si sono dissociate, ma addirittura hanno detto che loro accolgono chiunque senza discriminarli per sesso, razza, orientamento sessuale, religione, però è anche giusto segnalarlo perché giusto questa mattina Alessia Bausone di Pride Online ha segnalato un altro caso che si è svolto proprio in provincia di Lecce. No, ma io ritengo assolutamente che problemi non ce ne siano, è veramente un comune molto ospitale, ma tutta la Calabria è così, un caso isolato, ma insomma non si pone il problema. Oltretutto il comune, l'amministrazione comunale in questi giorni ha sposato anche una coppia, sì, di omosessuali, quindi e non c'è stata alcuna reazione, anzi per i cittadini la cosa fa piacere, quindi... Non è vero, è una polemica onestamente inutile, forse è un po' troppo esagerata, troppo montata, quindi non la condivido. Va bene. Io la ringrazio, comunque buona serata e buon proseguimento. Buona serata, salve. Salve. Permesso. Permesso. Salve.
Noi stavamo facendo delle interviste alle strutture locali della zona in merito a quello che era successo di recente a Ricadi, alla casa vacanze Ciufo. Non so se avete sentito di quella. Ok, una coppia praticamente aveva fatto una prenotazione e loro gli hanno mandato un messaggio su WhatsApp dicendo non accettiamo gay ed animali. Adesso si verifica proprio che quella coppia fosse gay, quindi diciamo c'è stata un'evidente, diciamo, discriminazione. Sono su arcigay, noi siamo su arcigay, perciò problemi non ne abbiamo di questo genere. Quindi mi sa che voi accettate chiunque. No, ma senz'altro, non discriminiamo nessuno, ma dovrebbe essere nella normalità, non è che facciamo qualcosa di trascendentale o di diverso da quello che dovrebbe essere. Lo so, per noi è una cosa normalissima, tra l'altro è normalissimo per la maggioranza di tutti quelli che abbiamo intervistato qui a Santa Domenica di Ricadi, tant'è che anche la sindaca si è dissociata da queste dichiarazioni fatte da questi presunti, diciamo, strutture. Che è stato un disguido, non penso che alla fin fine, anche, cioè poi bisogna vedere se questo l'ho detto il proprietario o chi per il proprietario, non voglio il proprietario. Il proprietario. Allora, cioè, oggi siamo il proprietario, sinceramente, io... Cioè, voglio restare lontano da quelle scelte, perché sinceramente sono scelte sbagliate, sbagliatissime. Comunque la vostra struttura accetta chiunque? Senza chiunque, sì, nessun problema, né colore, né razza, né religione, noi siamo accettiamo tutti, perché è giusto che sia così. Perfetto, io la ringrazio e le auguro una buona serata. Lasciamo, perfetto. Arrivederci. Signore, le posso fare una domanda? Allora, non so se ha sentito che c'è stata una struttura qualche giorno fa, una casa, diciamo, che però era aperta al pubblico perché fittava le proprie stanze, che ha mandato un messaggio a questi ragazzi che volevano fittare la casa, dove dicevano che non accettiamo gay e animali. Cosa ne pensa? Non metto lingua, però se mettessero un cartello un domani, non accettiamo le persone anziane, non accettiamo i disabili. A me le persone sono tutte uguali, certo. Non c'è distinzione, non sesso gay, non, niente, per me sono tutte uguali, però io non voglio dire niente. Va benissimo, la ringrazio comunque. Capito il mio parere. Il pensiero, giusto, grazie signora. Per quanto riguarda questo episodio, di questo energumeno, che non si può richiamare anche individuo, eccetera, è stata una cosa... che non ci sono parole, che provoca addirittura dispiacere, in quanto, non lo so, chi ci considera, ha sentito l'intervista, la dichiarazione sui giornali di questo individuo, non credo che possa pensare che ci sono altre persone che la possono pensare come questo soggetto qua. Tutto qua, una cosa da criticare, da condannare e da discriminare, assolutamente. A questo punto possiamo dire che concludiamo tutte le interviste che abbiamo fatto oggi a Ricadi con la vostra intervista, che è rappresentativa poi di tutte le altre che abbiamo fatto. Quindi... Mi auguro. No, è così, perché... In questo caso non credo che ci sia ipocrisia o meno. No. Sono atti da condannare, assolutamente, sì. Quindi Ricadi città, Santa Domenica di Ricadi, Ricadi città inclusive a tutto tondo. Sì, ma penso di sì, e penso che pure Tropea, io sono di Tropea, ma ripeto, dichiarazioni e atteggiamenti assolutamente da condannare. Perfetto, io la ringrazio, prego, buona serata. Anche a lei. Arrivederci. Grazie.